Si è svolto l'atteso incontro tra il sindaco di Città Sant'Angelo Matteo Perazzetti, i dirigenti Spinelli e Croce e i tifosi angolani. A tenere banco, ovviamente, la querela sulla probabile unione tra Angolana, Delfino e Curi Pescara. Qualche attimo di tensione c'è stato, poi l'incontro è scivolato via senza troppi sussulti, con il presidente Spinelli intento a spiegare le motivazioni di tale scelta. Croce ha evidenziato ancora una volta la volontà di dare un'ulteriore spinta al settore giovanile, puntando soprattutto sulle capacità del territorio nell'offrire prospettive future interessanti. Il sindaco, dal suo punto di vista, invece, ha rimarcato la volontà di ricevere rassicurazioni sulla disputa delle gare interne in quel del Petruzzi, ottenendo in via ufficiale la conferma da parte degli interlocutori. Sindaco Perazzetti, insomma, una riunione interlocutoria o definitiva? Perché all'inizio forse si era partiti con qualche polemica, però alla fine poi strette di mano e qualche sorriso. Sì, una fase interlocutoria nella quale la società che oggi va verso una fusione con altre società ha dato un'apertura ai nuovi imprenditori, un ultimo appello che si dà agli imprenditori angolani per dare un aiuto concreto per poter continuare ad andare avanti. Qualora questa cosa non vi dovesse essere, la società ha confermato l'iter che è già avviato di una fusione con la Delfino Flacco e con il discorso del Renato Curi. I tifosi ovviamente volevano certezze, forse quella più importante è arrivata. La prima squadra giocherà a Leonardo Petruzzi di Città Sant'Angelo. Un assunto che naturalmente ho chiesto sin dall'inizio perché non, Città Sant'Angelo non perda quel patrimonio calcistico che l'ha sempre contraddistinta a livello regionale e nazionale. Città Sant'Angelo è comunque protagonista, ecco che dobbiamo capire un attimino quello che i tifosi volevano maggiormente e comprendere un attimino quali fossero le metodiche tra le varie matricole o meno. Questa cosa naturalmente lo possono sapere soltanto le società, la cosa che è importante è che il calcio Città Sant'Angelo continui. Un campionato d'eccellenza è diventato pesante, costa. Quindi abbiamo cercato di fare in modo che il calcio non finisse. Abbiamo trovato, insomma, in senso amorevole, questo Quintino Paluzzi si è presentato, non vuole nulla. Entra con noi, investe insieme con noi, garantisce che la squadra rimanga a Città Sant'Angelo e che cosa vogliamo di più? Una sinergia completa, Una Presidente. sinergia, ma non solo, caro, anche perché c'è l'unione anche del settore giovanile dei fratelli Croce, della Curi. Ciò significa che si incontrano Delfino, Curi e Angolana, quindi due realtà di eccellenza unite, più tutto un settore giovanile che darà tanta linfa alla prima squadra. E questo è importantissimo. Presidente Spinelli, possiamo dare già una tempistica sull'accordo finale, sulla parola fine a questa situazione che, insomma, per qualche giorno ha creato un po' di dissidi, lo possiamo dire tranquillamente. Allora, per qualche giorno, sì, è vero, e questo è verissimo, perché la gente, cioè gli sportivi non hanno capito granché di questa vicenda. Cioè, pensavano che noi con l'accordo con la Delfino portassimo la squadra a Pescara e quindi qui finiva il calcio. Non è così, perché qui rimarrà la scuola calcio, anzi potenziata con parte di ragazzi della Curi che manderanno qui da Montesilvano, rimarrà la Juniores e poi tutti i settori giovanili. Noi non abbiamo le strutture per poter fare tutto il calcio qui. Abbiamo uno stadio solo, non abbiamo due campi, quindi è chiaro che tutto il settore giovanile resterà a Pescara con nostra somma fortuna. Ma nello stesso tempo questi dissidi sono nati per questa maledetta matricola, ma non c'entra niente la matricola, perché noi non è non è problema di fusione, non fusione, che ci fate con la società. La società, questo è un problema poi dei soci. Non è che noi dobbiamo stare a spiegare agli sportivi cosa ne facciamo della Renato Curi o cosa potrebbe fare Paluzzi della Delfino se scompare la Delfino. Ma una delle due scompare per forza. E noi abbiamo deciso, siccome noi andavamo via, e quella ha detto: se andate voi via, non io, dovete far scomparire le vostre società. Tutto qui. È tutto qui. Carissimo Lorenzo, se ci sono gli imprenditori che non si sono mai affacciati, sono rimasti dentro le loro aziende. Se c'è qualcuno, noi Le porte praticamente sono aperte. le porte sono aperte e noi gli cediamo la società, non che come quello che diceva lo sportivo, ma che fine fa dato il titolo, che fine, ma il titolo non c'entra nulla. Qui la sostanza è di portare avanti il calcio a Città Sant'Angelo con un orizzonte diverso, molto diverso, più ampio. Cioè abbracciamo un territorio molto più vasto, possiamo diventare veramente una società satellite di Pescara.